For some reason, Misfits just come out of the gate swinging, but then they just run out of gas towards the end of the split. And the biggest surprise of summer is Misfits Gaming. They look fantastic, especially against the bottom tier teams. I think this weekend's gonna prove a lot though. When are they going to drop all these games? While they are on a good streak right now, that doubt still looms. They went 0-2. I'm not really sure why Misfits is always a mediocre team. I mean, I guess just because their players were not the best in their roles. They're usually in G2 or Fnatic. Most of the times, like I have been playing in Misfits, when we go downfall, it usually is because something changes, right? We have decided to play and produce the remainder of the spring split 100% remotely online. Misfits are dead, and Vitality have killed off any hopes the Rabbits had of making playoffs. We didn't play from stage, we started playing online, and then we all felt like we were playing Worlds. And now it's kind of the reverse. Hopefully this split is like, we keep playing good and winning. Fnatic on a rampage, Fnatic on the run towards Misfits. Vanda goes in, VTO's dominating, Kobe dives in with the Killer Instinct as well. And Vanda may just turn this fight on its head with a single headbutt. A second quadra of the game. Misfits are melting through Shulker. That's one, two quick kills, make it three. They're gonna turn around onto Broken Blade. Can they get the fourth? And it is null fear to Misfits. Despite some inconsistencies, they're looking like a top team, even though last split, they didn't even make playoffs. I think we actually have a good shot beating G2, because last time, we actually won with like 10k gold behind. Misfits, they're making it work! Caps on the run, covering the back line! Elder Dragon doing work! Burned down one by one! Misfits were 10k down, but the Elder Dragon wins them the fight! Make a miracle happen! I'm absolutely shocked! How did they find that? If we actually won't be 10k gold behind, then we actually have a higher chance to win, right? Last time, we actually should have won, but we just let it slip through our hands. Every team that we lost to that could technically be around the same wins as us could make it, so the tiebreaker goes in their favor. I feel like we need to win every rematch that we have against a team that we lost before. Bloodbath to back and forth, but for now, it is G2 and advantage. Big damage coming up from Crouch, but it's not enough. The CC is there, Mickey is there, Yankos is there, G2 is here, and G2 will take the fight. I mean, it's always really tough to play against a team like G2 because they're always dangerous, even if they are losing. You don't really know which G2 you're gonna face, because even when they have worse times or worse periods, they can still have insane games. The reason this game's exciting, G2 was embarrassed the last time they played against Misfits. And it's because it's Misfits' final test. There's only 1 week left after this before playoffs. And if they can put in a statement like beating G2, then they're up for a good run. Signore e signori, è finalmente arrivato il momento del match of the week. Finalmente andremo a vedere la rottura di quello che è stato un match di andata che, come è stato sottolineato più volte, erano 10.000 gol sotto. Era un match che non potevamo vincere, ma siamo riusciti a vincerlo. Un Elder Drake è bastato ai Misfits Gaming per vincere contro i G2 all'andata. L'ha detto Medic, l'abbiamo sentito nel video promozionale, i G2 erano imbarazzati di aver perso quella sfida e quindi oggi devono rifarsi. Nonostante tutto, nonostante sia stata una sconfitta molto dolorosa da portare a casa, va detta una cosa, la partita nel girone di andata contro i Misfits è la partita che ha segnato la ripresa dei G2. Quindi, se i G2 hanno avuto la chance di vincere e un singolo scivolone li ha separati dalla vittoria, sono convinto che oggi per loro sia arrivato il momento di farcela. Sono assolutamente d'accordo. Allora, i G2... quando l'ultima volta hanno giocato, l'hai appena sottolineato, erano in vantaggio, erano in controllo. Quello è stato il giorno in cui abbiamo detto la seguente frase. I G2 avranno perso, ma sulla landa stavano dominando. Per quanto siano in un momento negativo, sembra che si stiano riprendendo. E nelle settimane a venire hanno dimostrato che si stanno riprendendo. Sì. Ancora non riescono ad affrontare tutti gli avversari che gli si parano di fronte, ma stanno dimostrando una crescita. E penso che sia semplicemente... una questione di tempo prima di vedere la forma finale. L'ha detto anche Jankos in intervista l'altro giorno. Non siamo ancora arrivati al nostro picco. Spero che ci riusciremo ad arrivare in tempo per vincere questo LEC.
ma c'è ancora tanta strada e tanto lavoro da fare. Esattamente, e una partita come questa è anche una grossa occasione per entrambe le squadre. I Misfits da un lato lottano per una forte componente di onore personale. I Misfits sono sempre stati quel team a tanto così dall'essere un gran team. Sono sempre stati il team che in Europa iniziava a vincere tanto e poi si perdeva per strada. Non davano mai l'impressione di riuscire a sfondare quel muro della continuità, e questo è il primo split dove stiamo vedendo dei Misfits davvero davvero convincenti. 10-4 per loro, vanno a minacciare la parte alta della classifica, parte alta che si è assottigliata decisamente tanto. Se i Misfits dovessero riuscire a portare a casa una vittoria oggi per via degli vantaggi in scontri diretti con i Fnatic, li andrebbero a ricacciare parecchio più in basso, ma se i G2 dovessero riuscire a trovare la vittoria, allora per loro è un passo in più verso l'inseguimento della parte alta della classifica. La zona calda della classifica è estremamente emozionante in questo momento in Europa e ci sta regalando dei team che lottano con le unghie e con i denti, e questa effettivamente, considerando come si va a configurare a livello di importanza di classifica, è a tutti gli effetti meritevole, è molto meritevole del titolo di Match of the Week. Assolutamente. Perché è l'unico match rispetto agli altri. Tu giustamente dici, Fnatic Rogue, giocano la cima della classifica. In questo caso si giocano praticamente 5 posizioni diverse che si vanno a intersecare tra di loro. È per quello che è così importante, ma è anche per celebrare quello che è la costante crescita dei Misfits Gaming. Parliamoci chiaro, i Misfits si meritano un po' di attenzione. L'hai sottolineato prima, è sempre quel team che trova vittorie e poi si perde per strada durante lo split. Sì. È sempre a un passo dal dimostrare quanto è in grado di fare e poi purtroppo scivola sulla classica buccia di banana. Non è più così! I Misfits hanno tenuto la testa della classifica. I Misfits sono comunque in quella parte superiore, alta. E ora possono andare a riaffermarsi, perché tutto quello che doveva succedere attorno a loro è successo. I Mad Lions hanno vinto contro i Rogue. I Fnatic sono stati abbattuti dagli SK Gaming. Loro vedono, esatto, proprio una bambagia. Guardano e dicono, perfetto, possiamo farcela! Signori, il match of the week è alle porte. E mentre io cerco di ricordarmi come parlare, passiamo sulle nostre Fonzie's Prediction in preparazione alla draft di oggi. Tanta fiducia nei confronti dei G2 e questa fiducia è un investimento. Si spera che abbiano modo di dimostrare quello che sono in grado di fare, quanto siano cresciuti, e anche per loro è importante, perché questo è un sassolino che ti vuoi togliere la scarpa. Signore e signori, questo è il momento di draftare per il Match of the Week. Misfits Blue Side, G2 Red Side. Tra l'altro Misfits nuovamente Blue Side, stesso lato di mappa che li ha visti trionfare nell'ultima performance. E questo è particolare perché il regolamento di LEC non va a dare un lato della mappa a un team all'andata e all'altro team al ritorno. Va a dare la side selection a un team all'andata e all'altro team al ritorno. Quindi se all'andata i G2 hanno scelto Red Side, al ritorno i Misfits scelgono Blue Side. E evidentemente sono questi i lati di mappa che mettono più a loro agio queste formazioni. I G2 nel trovarsi Red Side, però al momento bannano Gwen e Thresh, Viego è ancora open, Xin Zhao è ancora open. Sembra che il trade sia tra quei due campioni. Jankos ci ha dimostrato di essere un signor Viego, quindi capisco il voler correre il rischio di scambiarlo con Xin. Ma forse lo bannano... No, infatti, trade. Vanno di trade... Vediamo cosa andranno a selezionare i Misfits. Spero non Karma First Pick. Riderei è ovviamente abbastanza un meme nei confronti dei G2. Giustamente. Che vengono amorevolmente presi in giro da tutto lo scenario europeo. E infatti Viego arriva subito. Ma lasciano Xin Red Side. Mm-mm. Questo vuol dire poter selezionare Tristana, Xin Zhao. Esattamente. E Wunder se la ride. Sarò sincero. Onestamente penso che nonostante Viego sia un campione disgustosamente forte, al momento Xin Zhao abbia la meglio. È più facile giocare attorno a Xin Zhao. Xin Zhao è un abilitatore. Viego vuole essere abilitato verso i reset. Mm-mm. Aphelios e Braum però sono una bellissima risposta da parte di Misfits Gaming. Questo è un fulcro di late game scaling che farà tanto tanto male se gli lasci il minimo spazio. È vero, però va ad abilitare Rakan come counter di Braum. Ricordiamo che anche Pyke è un buon counter di Braum, ma ovviamente sorridono, non lo vogliono andare a selezionare adesso. Il punto di draftare così in fretta Braum è che vai a dare la possibilità a Miki di giocare uno dei suoi migliori campioni, Rakan, in un matchup favorevole in corsia. Rakan è un campione che storicamente è sempre stato considerato così forte che anche nei matchup perdenti lo vai a draftare pur di prendere potenziale da teamfight. Stavolta non solo gli ha dato la possibilità di essere draftato, ma anche in una winning lane.
viene prontamente bannato Silas. D'altronde toccata e fuga, mezzaluna difensiva, già ci sono delle belle supreme sulle quali lavorare. È stata bannata LeBlanc, quindi non è un ban per permettere a Caps di avere quei campioni che andranno quindi a non trovarsi contro un counter diretto. Ma vediamo che cosa vanno a selezionare. In ogni caso stiamo parlando di Shen Zhao in giungla, quindi molto probabilmente danno magico dalle solo lane dei G2. Twisted Fate rimosso, giustamente la presenza globale non puoi concederla ai tuoi avversari. Adesso ultimo ban dei G2 e poi andranno a draftare presumibilmente la mid lane. Presumibilmente. Possono prendere un flex volendo? Non ne sono rimasti troppi da mid e top, eh? Sì, in effetti non sono poi così tanti. Akali in 11.14. No, per favore. Akali è proprio morta. È normale. Le hanno reso la combo così dannatamente più macchinosa. Sejuani rimossa. Quello è un gran bel ban nei confronti di Wunder. Andare ad alternare Sejuani e Shen Zhao significa avere la possibilità di proccare così rapidamente il permafrost, associandolo anche ad altri controlli. Vediamo qual è la selezione per i G2, ai quali, sarò sincero, lascerei il counter pick a Caps. Un bel mondo adesso. Alla cieca? No. Orianna, vogliono andare per la BC. Non serve counter piccare quando prendi qualcosa di semplice. Orianna ha già due potentissimi delivery system, sensato andarla a mettere nella mid lane. Ma come, Tristana non è un delivery system? Modalità malfight attiva? Effettivamente lo è. Per quanto possa sembrare strano, lo è. È un backline diver come tiratore. Per quanto da quando Rell non è più un campione competitivamente così popolare, Tristana abbia perso un po' di quella volontà di divare le backline nemiche, rimane un backline diver. Tra l'altro Rell sta per essere buffata e io sono emozionatissimo all'idea di quel buff. Io amo Rell ed è tipo uno dei miei supporti preferiti in assoluto. Vederla buffata è stato tipo sei. Speriamo torni in competitivo. Speriamo davvero riesca a tornare. Detto questo, arriva il grande puffo Rise per i Misfits Gaming. Devono andare a mettere un'altra corsia dalla loro e sarà quella superiore? Sarà la giungla? Potrebbe arrivare un Volibear per ibridizzare Viego Rise? Arriva invece il Necton. Ok, quindi rimani sempre sul lane da danno fisico, lane da danno magico, ibridizzi il danno sulle solo lane, quindi quando ci sarà quel gioco di side lane potrai alternare. G2, se tirate fuori il sasso adesso sono troppo contento. Magari non Ivern top, ecco. Gragas è una buona scelta, va a metterti... No? Vediamo, vabbè, aspettiamo. Aspettiamo che la memazione continui. Gangplank! Ok, contro Renekton, l'early laning phase di Renekton contro Gangplank, uno penserebbe, beh, Renekton è un campione d'early game. E Gangplank anche... deve scalare, quindi sì, sarà debole, non ce la farà mai ad affrontare Renekton. E poi ti ricordi che è una presa dell'immortale e una pistola. Gangplank è una lane così molesta contro campioni come Renekton. Già. Ma in generale Gangplank è molesto contro i campioni corpo a corpo. Quello che fa è sedersi su un barile, lo piazza a terra e da lì va a farmare tranquillamente. Se provi ad ingaggiarlo, che sia Renekton, che sia Viego, catena di barili, li rallenti, ottieni velocità di movimento, li danneggi in maniera anche severa e sei subito al sicuro. Nel frattempo sei libero di continuare ad autoattaccare i minion per ricaricare la presa dell'immortale e sparare la suddetta presa grazie al tuo parlè direttamente sul lucertolone. È una fase di corsia complessa perché Renekton non ha la possibilità di bullizzare direttamente l'avversario nell'1v1 diretto e poi viene outscalato. Quindi è un Gangplank che per quanto sa un po' di vecchio, per quanto non abbia dei collanti specifici all'interno della composizione dei G2, viene inserito come counterpick specifico. Signore e signori, il match of the week è veramente tanto carico. E la draft lo è altrettanto. Sì, tutte e due le draft. Perché ambo i lati vedi dei power pick così estremi e allo stesso tempo delle composizioni così complete. Non è facile leggere questa draft e dire ok, c'è qualcuno che ha il vantaggio già ora. Anzi, è così tanto dipendente dall'esecuzione meccanica perfetta di ogni momento di partita. Ladies and gentlemen, stiamo per iniziare! Signore e signori, è il momento di entrare sulla landa degli evocatori per l'ultima volta oggi ed è per il match of the week tra Misfits Gaming e G2 Esports. Chi la spunterà? Chi riuscirà a portarsi a casa questa vittoria? Scopriamolo insieme! Signore e signori, siamo sulla landa per il match of the week. Mano agli hashtag MSF Win versus G2 Win. E nel frattempo vediamo
Sentiamo più che altro Aphelios continuare a cambiare armi, Irit sulla corsia superiore con il suo Renekton, tanti conquistatori e un Kobe che si presenta col tempo letale, una cosa che adoro tantissimo su Aphelios. Nel frattempo Irit era lì fermo di fronte al cespuglio, ma... Dai, in questo match ci sono in totale 8 ispirazioni... Secondarie. Prima ne abbiamo viste 10 nel match dei Fnatic. Quindi voglio dire, l'ispirazione secondaria continua ad avere un valore enorme. È un ramo che ti dà proprio valore. È un ramo che ti dà oro. Anche solo gli stivali gratis. Risparmiare quei 300 gold significa avere un grande spike in più. Secondo me in pre-season reworkeranno le rune perché si sono stancati. E invece ti dirò, non mi dispiace. Perché avere lo stesso ramo di rune per 18 jungler è comodissimo. Quindi io sono proprio felice con l'attuale sistema. Detto questo, corsia inferiore, Kobe inizia ad abusare della gittata grazie al suo Calibrum. Ed è molto comodo come sta gestendo il pattern. Colpisce gli avversari dalla distanza, procca il tempo letale, che va ad attivare e scaricare sull'ondata di minion grazie al Severum, mantenendosi così costantemente in salute, non rischiando trade back da parte dell'ondata di minion, che a livello 1 è anche un trade back che devi considerare, e nel frattempo arrassi gli avversari. Sembrano piccole meccaniche, ma sono quelle cose che fanno una gran differenza su fasi di corsia che vedono dei campioni che vanno a scalare così bene. Avere anche poco arras gratuito verso degli avversari che poi vai ad outscalare, fa tanto. Ouch, Wunder ha subito un bel point offlane, già basso in salute, già basso in mana. Però, sono proprio contento, eh? Pozione della corruzione. Di conseguenza è il classico vado a utilizzare le mie barre delle risorse come risorse effettive, non qualcosa che voglio proteggere, ma qualcosa sulla quale voglio investire. Irit però è bravissimo a muoversi, va a zonare Gangplank dal suo barile, impedendogli quel pattern di corsia di cui parlavamo prima. Deve continuare a aggredire così, deve continuare a mettere in difficoltà l'avversario. Stordimento che fa un bel po' di male, Irit deve cominciare a rispettare il potenziale di Wunder, non può continuare a prendersi in faccia questi parlè. Anche perché voglio dire, Wunder ha una pozione della corruzione, Wunder si sta rigenerando, Wunder ha Jankos che sta ruotando topside, mentre Razork si sta muovendo solo adesso sul blu e non c'è visione sul fiume, sta rischiando tantissimo Irit. Vediamo da quale lato si approccerà Jankos, pronto ad aggredire, scatto in avanti da parte di Irit, questo potrebbe essere un problema, alla fine scatta via, al sicuro già adesso. Carica sui minion, Jankos era giustamente preoccupato della presenza di visione sul fiume e quindi decide di non andare per il giro largo, l'avesse fatto avrebbe trovato un Renekton senza visione difensiva. Questo però, intanto vede Caps aggredito da Vitio, voleva impedire al midlaner dei G2 di poter resettare. Dà a Razork la possibilità di andare per il doppio scuttle volendo. Perché abbiamo Jankos che sta andando adesso per il red buff. Se Razork taglia dalla mid lane sarà double scuttle per lui. Però ha ancora da prendersi il blue buff e di conseguenza quella risorsa non puoi abbandonarla. Jankos vede che l'argo granchio è stato conquistato. E taglia lui dalla mid lane, ok. Giustamente. Più che giusto. Ottima risposta qua. Sì, molto tranquilla la lettura dei G2. Voglio dire, si stanno comportando... Attualmente seguendo un ABC macroscopico. Anzi, Jankos non va per largo granchio, baita la cosa. Esattamente, Vitio qua ci rischia per il primo sangue regalato. Ma Razork va subito a prendere il corpo di Caps, conquistatore pienamente staccato. Razork minaccia e anche tanto. Vander qua che subito va a cercare di stordire Mikix. Questo sarà doppio scuttle. I G2 hanno il primo sangue, ma quello è un doppio scuttle. Aspettiamo perché c'è il teletrasporto, si sta spostando Jankos, c'è Miki, no niente. Doppio scuttle per i Misfits. È uno scambio che va a favore di Jankos, se consideriamo il vantaggio monetario che vai a prendere dal primo sangue rispetto alla kill di ritorno. Ma Razork, avendo più esperienza e tornando adesso anche sul suo giro di giungla, possiamo considerarlo alla pari, ecco. Vediamo qua, proprio Jankos ha letto anche correttamente la cosa. Sapeva che sarebbe andato immediatamente per l'aggressione mid lane Razork, perché è la scelta più sensata. Sì. Xin Zhao sarebbe andato per quel largo granchio. Quindi aggredisco mid. Una cosa divertente tra tante virgolette, cioè una nota narrativa che daremo dopo in realtà. Sì, perché Vander qua ha preso un bel po' di danno, Kobe però ottima la sua risposta. Volevo dire, una nota narrativa interessante è che qui abbiamo Jankos che è riuscito a trovare il primo sangue in faccia a Razork. E perché sto sottolineando questa cosa? Perché siamo soliti rivolgerci a Jankos con il suo vecchio titolo di First Blood King, ma in questo momento è Razork il re del primo sangue in Europa, con un'incredibile partecipazione al primo sangue del 70% nelle partite in cui gioca. Jankos, da quando si è ripreso, sta facendo levitare questa statistica, ma al momento siede ancora su un 50%. Non semplice da rimanere al passo coi tempi.
Ah, questi giovani. Jankos 26enne, ormai boomer per il competitivo europeo. Ti prego, non dire queste cose che mi sento malissimo. Io ho 30 anni, cosa dovrei dire? Ho già accettato il mio destino? Reckless nel frattempo insieme a Mickey cercano l'angolo per ingaggiare. Non è facilissimo contro la combinazione di Infernum e Gravitum, perché sono due armi che rendono la vita di Rakan difficile. Tendenzialmente Rakan vuole poter ballare. Contro il Gravitum non è facilissimo e rischi che un campione come Brom vada a concatenare i propri controlli a quelli di Aphelios. È il tiratore che fa da setup per il supporto. Bravo qua. Il tentativo di ingaggio è stato anche molto bello, ma subito i colpi stordenti minacciano e Reckless lo rispetta. Topside, Irith si è mosso bene trovando... Oh, bello stordimento qua. Wunder rischia grosso, va subito ad attivare la Suprema. Prende tempo Jankos. Oh, per un soffio non c'è morto Wunder, ma Razor proverà a continuare. Attenzione. Decide di lasciar perdere Jankos, perché si rende conto Razor che è a livello 6 e lui no. Quel doppio scuttle, quanto ha fatto quel doppio scuttle? Mm-mm. Mantenere Razork in vantaggio di esperienza permette a Rei Rovina di avere accesso alla vendetta lacerante prima della mezzaluna difensiva di Xin Zhao. Adesso Caps contro Vitio, anche in corsia centrale, dato il mismatch up. Più che altro, più che mismatch up, il mispositioning dopo le morti dei due mid laner, anche Vitio ha vantaggio in esperienza. E questo porta i G2 a perdere un pochettino di pressione in questo early game. Non tantissimo, 500 unità, ma i Misfits stanno giocando molto, molto bene. Guardia alta, continuano a proporre e i G2 giocano più in maniera reattiva per ora. Provano ancora una volta ad aggredire i G2, semplicemente minacciano, ma ingaggiare Kobe quando hai Chakram non so quanto sia saggio. E infatti immediatamente vanno a disingaggiare. Mickey ha utilizzato tanto mana ma ha perso poca salute, va bene così per la duo lane dei G2, considerando che sono due tiratori che ancora non hanno resettato. Due tiratori che hanno bisogno di iniziare a prendere le prime fonti di AD bonus, ma soprattutto hanno bisogno di iniziare a prendere quelle faretre solari. Curioso però che di faretra solare non si parla per Kobe. Alla fine sono due spade e gambali del Berserker. Capisco volere velocità di movimento per ballare attorno a Rakan. Sensatissimo avere questa statistica in più. Ed è qualcosa che vediamo sempre più spesso su molti tiratori, che rispettano il potenziale di ingaggio avversario. Non è una questione solo di Aphelios, è proprio tanti tiratori lo vanno a fare. Non sempre, è situazionale. Onda d'urto, provano per la linea di copertura di Vitio, si lanciano avanti Jankos, alla fine il danno basta e avanza, mamma mia! Il danno basta e avanza in questo caso, hanno letteralmente cancellato 100-0 il povero midlaner dei Misfits. Il flash non era disponibile, Jankos va giù con il suo kit nella sua totalità e c'era davvero poco da fare per il povero Vitio. In tutto questo riescono anche a portarsi attraversando il santuario di Giorgio direttamente sul messaggero e Rakan è lì a dare copertura al suo alleato, visione di controllo su Razork. Jankos ha già danneggiato ma non abbastanza da poter minacciare concretamente anche Razork. Hanno bisogno di velocizzare la conquista del messaggero, hanno bisogno soprattutto di scoprire quell'occhio. Sì, perché infatti era stato scoperto qua, provano l'aggressione, Mikik sta rischiando tantissimo, Razork però ha già investito la sua Suprema, costretto a utilizzare Exhaust Vander, con l'arrivo anche di Vitio, lasciano perdere, e questo è un messaggero gratis per i Misfits, che ringraziano per il pull. Molto ostinati i G2 nell'obiettivo, dovevano girarsi prima, avrebbero potuto rispondere molto meglio. Mikik era solo a livello 5, di conseguenza la disponibilità del kit di base di Rakan non è di impatto come la sua Suprema, a differenza di un campione come Brom, che nel kit di base, nella sua passiva, va già a mettere giù buona parte di quello che vuoi da un campione del genere. Brom sinergizza molto bene con Rei Rovina, nonostante i trailer di Ruin King ci abbiano fatto intendere che non ci sia molta amicizia tra quei campioni, almeno sulla landa sono buoni alleati. Questo perché? Perché il doppio colpo della passiva di Viego applica due stack della passiva di Brom, e quindi hai la possibilità di stordire molto in fretta i nemici. Forse è per questo che non volevano fare uscire Ruin King, avevano reso Brom un cattivo. Dannazione! G2 che adesso cercano un po' di pressione su questa corsia inferiore, Vander che subito scatta in avanti su Reckless, ma non sapevano, o almeno sì, in verità sapevano, avevamo visto Mikix con un lune. Pressione per prendere qualche cooldown magari. Sì, sono quei trade che a conti fatti non stanno togliendo niente a nessuno. Esatto. È un andiamo a tastare il terreno lentamente, un piede alla volta, non è una cosa che ti porta a sacrificare letteralmente nulla. Anzi, se gli avversari cercano di interpretare quella volontà di scambio come un il jungler avversario qui in zona, allora magari gli fai perdere priorità. Infatti abbiamo visto comunque Tristana e Rakan resettare in seguito a quegli scambi sulla corsia inferiore. Corsia inferiore che ha già perso una placcatura, G2 che faticano a mantenere la pressione alta nei confronti di Vander e Kobe e qua, topside, continua l'aggressione da parte di Irith. Non ha troppa paura di Wunder ora che ha i plated steel caps. Gli altri acciaio tornano tanto per un po'.
Almeno finché Gangplank non andrà a chiudere il suo mitico. Ha bisogno dell'annientatore divino per combattere contro Warren Acton, ha bisogno del danno percentuale. Nel frattempo, preso controllo di visione sul quadrante inferiore di mappa, i G2 si spostano come quartetto direttamente sul drago, cercando di concretizzare almeno su questo obiettivo. Razork non sembra essere in zona per contestare, arriva lo smite. Razork, mamma mia, si sta farmando bene da questa giungla. Sono 92 minion all'undicesimo minuto. E d'accordo, Jankos non ha farmato così bene perché ha cercato di dare pressione sulle corsie e quant'altro, ma Razork sta farmando divinamente. Un'aggressione ai danni di Vandere. I danni ci sono anche stati, quella è mezza barra di HP che scompare, ma c'è un frutto miloso sul fiume, quindi il tutto viene risolto in fretta. Sì, Reckless dalla corsia inferiore, lì tranquillo sull'ondata di minion, non sembra che ci siano problemi a scambiare. Yirit vorrebbe minacciare Wunder, ma sotto torre contro Gangplank, Supreme alla mano, non è proprio quello che sei felice di fare. Rischia Jankos o rischia Vander? Infatti Caps è un po' tentato se vuole andare o meno. C'era anche Reckless, ecco perché... spaventato e non poco, Vander scatta subito flashando in avanti e solo lo stand behind va sul Ryze. È un flash che se ne va, è un ustione che se ne va invece da parte dei G2. Comunque minacciavano posizionalmente arrivano da d'urto. Purtroppo una brutta posizione, costretto a flashare immediatamente. Razor che arriva sul fianco, knock-up che va totalmente a vuoto. Jankos viene stordito, ma c'è ancora Rakan lì presente. Jankos che è ancora costretto a utilizzare la Suprema. E Razor, mezza barra di HP, decide di andarsene. Ricordiamo la funzione difensiva della mezzaluna difensiva. Tutto quello che è fuori dall'area delimitata da Xin Zhao non sta danneggiando Xin Zhao. Di conseguenza per un campione come Ryze è obbligatorio esporsi in range corpo a corpo per cercare di danneggiare il siniscalco di Demacia. E non è di certo una situazione comoda. Ryze vorrebbe giocare da una gittata tranquilla. Yirit viene invece costantemente allontanato da Wunder, nonostante il dislivello tra i due top laner, sembra che Yirit voglia rispettare quell'annientatore divino. Giustamente aggiungerei. Ogni volta che diciamo mezzaluna mi viene in mente un anime e sono qua tipo maledizione, smettila. Vedi, io ho Vincent Valentine, tu hai... Shokugeki no Soma. Ah, oddio. Mi piace il cibo. Sì. Che ci posso fare? A livello di disegni è un capolavoro. Evocato il messaggero all'interno della giungla, stava evidentemente per scadere, decidono di depositarlo sulla corsia inferiore. Tristan e Lissinger lì, Rakan è lì al momento... Non so quanto riescano a concretizzare la testata, però adesso che c'è anche Razork, vogliono premere. Xin Zhao è lì presente però, e anche Orianna, quindi possono provare a minacciare. Bellissimo qua l'utilizzo del char da parte di Mikix. Trova un knock-up e con la Suprema Gangplank vanno a rallentare tutti quanti. Onda d'urto per isolare Vander e ci riescono. A questo giro la kill c'è. Mikix ha cercato di intercettare, messaggero alla Landa. Suprema da parte di Razork per riposizionarsi e portarsi in salvo. Tante risorse usate, ma alla fine le placature rimangono in piedi. Midlane però Vito ne prende gratis. Beh, rimangono in piedi le ultime due. La testata del messaggero è comunque arrivata. Il messaggero era stato ammorbidito da un colpo di Mickey, ma connette comunque su due plates both side. E nel frattempo Kobe scambia con Reckless una valanga di danno dalla combinazione di Calibrum e Severum. Questo fa male. Match of the Week che qua ci ricorda. Razor qua ha provato a inserirsi su Rakan. La Suprema l'ha salvato. Mickey è stato molto audace nell'inserirsi e parare anche la veglia lunare di Aphelios, ma ha calcolato bene i danni. Inoltre, Razork, non so per quanti pixel è riuscito a schivare la W di Xin Zhao, non è riuscito Jankos ad andare in inseguimento, mancava poi la gittata, e l'onda d'urto che è stata schivata, senza neanche dover portare a casa incantesimi dell'evocatore da parte di Kobe. Kobe si sta posizionando benissimo su questa corsia inferiore. Razork qua che... mi è trovato da parte di Mikix, che adesso è stordito, mezzo barra di HP che scompare subito, anzi difensiva, e guarda un po' che succede. Bot side, vedi Coppe e Vander che prendono la prima torre. Posto 14esimo, quindi considerando il crescendum di Aphelios disponibile, era difficile anche per un campione dall'elevato tenore di wave clear come Tristana cercare di difendere la zona di combattimento. Si spostano ancora insieme Razork e Vitio, una proximity al proprio jungler da parte del midlaner dei Misfits molto alta, e ne capisco anche il motivo. Guarda lì, nonostante sia 0-2-1, quel Ryze ha più gold di Orianna. Ed è un Ryze, scala divinamente. Devi sempre rispettarlo. Così come Wunder dovrebbe rispettare la possibilità di ingaggio dal fiume da parte del re in rovina. Infatti lo vediamo aleggiare tra il messaggero, la propria giungla. Jankos e Mickey vanno a ruotare. Ci sta andare per copertura difensiva sul lato superiore di mappa. Comincia a spostare le tue risorse in giro, Tristana la rimanderai bot side per andare a prendere farm e... è una Tristana che adesso è forte Kraken Slayer contro invece l'Immortal Shield Bow di Kobe. È sensato questo pattern. Aphelios si rende perfettamente conto.
io non devo essere l'unico danno nel mio team, io devo sopravvivere. C'è Viego, c'è Ryze, Immortal Shield è la scelta più giusta. Anche perché la variante di Aphelios, quella con la tempesta, è una variante che punta poi tendenzialmente sui saluti di Lord Dominic. Considerando la composizione dei G2, non ci saranno degli investi. Oh, attenzione! Ho fatto fuori posizione Rakan, ma come si sa è difficile mobilizzare Rakan, è per questo che lo giochi proprio contro quel Braum. C'è visione di controllo all'interno della Tana del Drago. Miki, metà della sua barra degli HP e il flash sono andati in questa azione. Sembra che questo sarà un drago abbandonato dai G2. Singola copia oceanica, niente che ti faccia piangere particolarmente. Speriamo a questo punto in un bel drago infernale e in una bella landa violenta per questo match of the week. Eccola, eccola lì! Landa infernale, l'hai chiamata e l'hai ottenuta. Let's go! Ricordatevi ragazzi, se nella vita volete qualcosa chiedetelo, se no è improbabile che qualcuno vi senta. O in generale, chiederlo aumenta le vostre chance di ottenerlo. Educatamente aumentano ulteriormente. Assolutamente. Topside, Gangplank prova a mettere pressione per quanto gli viene possibile, ma sta arrivando anche Reckless, minacciano un minimo il dive su video. C'è anche Braum però alle spalle, Wunder deve rispettare questa cosa. Infatti Reckless è più lì a dare copertura. Vitio, blue buff alla mano, riduzione di cariche, rigenerazione mana costante per lui. Non è facile avere ragione di un Ryze. E questo permette ai Misfits anche di andare ad aggredire il messaggero della landa. Ci metteranno un pochettino a scendere in zona. Tristana cerca di creare copertura. Non ci sono per adesso lumi di controllo, ma c'è Miki. Possono andare 3000, sul fianco, la toccata 3000. È fuga disponibile. Possono andarci, devono decidere adesso i G2. Bella schivata di Razork, che passo Bravo. Di danza! In tutto ciò però prendono il messaggero della landa i G2, quindi non troppo contenti Misfits. Restituiscono il favore che i G2 avevano fatto prima, è un matchup educato. Questo è il match of the week, ma è anche il match dell'educazione. L'abbiamo detto prima, chiedere le cose in maniera educata aumenta le chance. Evocazione immediata sulla corsia centrale, vogliono aprire quella struttura e riportarsi o portarsi in realtà per la prima volta in gold lead. I G2 hanno mantenuto per tutta la prima metà della partita un vantaggio in kill ma mai un vantaggio monetario. Stavano soffrendo sul farm, stavano soffrendo sulle rotazioni e il fatto che i Misfits abbiano preso tutte quelle placcature bot side ha anche aiutato parecchio. Adesso il tabellone torna in una situazione che possiamo definire più paritaria. Portale delle Ami. Ed è stato bello per Wunder perché non penso che durerà molto a lungo. Everfrost stordimento da parte di Razork. Si salva per prendere qualche istante in più, ma alla fine è un'uccisione per Razork. I Misfits stanno facendo lezioni di danza oggi. L'orb walking di Vitio attorno alla zona di impatto dei barili di Gangplank è stata così dannatamente bella. Le meccaniche che stiamo vedendo in questa partita sono di tenore altissimo. E ora si spostano giustamente sul red buff. Wander potrebbe essere aggredito, non ha cappato. Reckless addirittura scattina avanti. Salto lato è stato resettato. Decidono però di lasciar perdere. Ustione investita da parte di Mikix. Sì, sembra essere molto generoso con quel cooldown. Ogni volta che è disponibile vanno giù di trade per l'all-in. Vogliono le kill, ma soprattutto vogliono allontanare gli avversari da zone contese. Mi chiedo cosa renda questa zona così contesa, però. I Rift danneggiato pesantemente da Caps, ma Caps non ha mana. Onda d'urto che va a vuoto dopo aver flashato. Jankos pronto a inseguire. Decide di andare per l'all-in di violenza. Tanti danni e Reckless felicemente prende la stit. 1-0-1, adesso la sua Tristana inizia a prendere risorse in partita. Uccisore di Kraken, quella è una Tristana che non dovrà spaventarsi troppo dello scaling di Aphelios, almeno non con la disparità da late game tra quei due oggetti mitici. Detto questo, bastare Renekton non ti porta veramente nulla. Non hai preso la struttura sulla corsia inferiore, anzi hai perso quella in corsia centrale. I G2 cercano questi piccoli scambi, ma per questo io stavo dicendo non so cosa renda così conteso questo lato di mappa. Fosse stato in funzione di visione profonda per un drago, posso ancora capirlo, ma mancano ancora 2 minuti al drago. Almeno per ora non sembra tornare molto comodo. In tutto ciò almeno hai costretto Cobbe a scaricare tutte le sue armi per arrivare a quei chakram, per arrivare al conquista della struttura. Quindi in ottica di che cosa può effettivamente prendere Aphelios per resettare le sue armi oltre a spammare le sue spell, potrebbe tornare comodo per il drago, ma si parla di 1 minuto. I campi si rigenerano, le ondate di minion arrivano. Esatto. Hai modi per poter resettare le armi che vuoi. Nel frattempo Caps riesce alla fine a prendere quella struttura e inoltre fa perdere anche un paio di minion di farm ed esperienza ai Misfits. Razork è impegnato a ripulire la sua giungla dalla visione e Reckless cerca il fianco, ma è difficile aver ragione di Viego all'interno della sua nebbia oscura. Sentiero di mietitura ed è già sul quadrante superiore. Reset qua nel bush da parte di Wander. Reckless che si stava già avvicinando in caso ci fosse un'aggressione nei confronti del povero Braum. Cobbe che con la build di Aphelios va a simulare quella che è la build standard ormai, con Immortal Shield e quello collezionista.
Il collezionista sinergizza molto bene con Aphelios per il suo mid game, perché il campione è stato buffato proprio sulla letalità che ottiene per livello. Si lanciano su Irit, non è davvero una minaccia. Carica, singola, non viene completato l'assedio nei suoi confronti. Assedio poi tra virgolette, era più un per favore allontanati. Non è neanche una pressione strutturale a favore dei G2. Anzi, l'ondata viene lentamente riportata verso la linea di centrocampo, proprio da Irit, sulla corsia inferiore. Quella è Gangplank con la Tiamat. Sì, è CDR Plank, è una versione che eravamo abituati a vedere proprio quando l'annientatore divino era inizialmente diventato molto famoso sul campione. Il Gangplank da CDR è quello che gioca in side lane, che ci aspettiamo a questo punto di vedere con Idra Famelica, proprio per la velocità d'abilità. In questo modo Gangplank ha la pulizia immediata e costante delle ondate, va a scalare anche discretamente bene nel mid game. Certo, non è lo scaling di un Gangplank da critico, ma non ne vediamo tantissimi in competitivo, è troppo poco sicuro. Drago Infernale che viene conquistato da parte dei G2, Razor che tenta l'ingaggio su Mikix, Maracan è troppo difficile da immobilizzare. Devi letteralmente avere due campioni per fermarlo. E anche in quel caso devono arrivare da due angoli diversi, perché se cercano l'ingaggio frontale comunque non è detto che tu ne abbia ragione. È molto importante per i Misfits giocare correttamente attorno ai reset di Renekton e Viego attorno a Braum. Mi spiego meglio. Renekton, il suo stordimento viene protratto tramite un triplo autoattacco quando potenziato. Questo significa che Renekton può applicare immediatamente il suo stordimento, trovare le stack di colpi stordenti e, senza potenziarlo, sono due autoattacchi, quindi tu puoi aspettare che finisca il tuo stordimento e rimettere in successione quello di Braum. Lo stesso ragionamento si fa per un campione come Viego, ma a proposito di passi di danza, anche Miki che cosa ci combina su questo fiume? Bravo, bravissimo contro Razork. Lo stordimento è però frontale, quindi per Rakan che è da solo nell'uno contro uno, il passo di danza è leggibile, sa da dove può arrivare Razork. Rispetta ed è molto bravo nel farlo. Il tenore meccanico della partita continua ad essere costantemente alto. Il focus di entrambi i team sembra essere mantenuto al millimetro, attorno specialmente ad azioni clutchate come quelle che vediamo sui fiumi. Completata, come anticipavamo, l'idra famelica da parte di GP. È un Gangplank. E vorrei anche invitare un attimo ad osservare una cosa. Siamo al 23esimo minuto. Abbiamo Ryze con 250 minion, Aphelios con 260, Tristana con 250. Siamo al 23esimo minuto. Tanto farm, c'è stata non poca azione, ma piuttosto un'azione concentrata in pochi frangenti. Questo è una partita di livello altissimo finora. Hai appena visto che cosa ha fatto con un barile al campo dei Lamabecchi? Gangplank da CDR con semplici due oggetti. Certo, non è un Gangplank che massimizza la velocità d'abilità. Ovviamente il matchup contro Renekton l'ha obbligato alle piastre d'acciaio come stivali, anche perché lavori contro Aphelios, lavori contro Viego. Però comunque è un Gangplank che avrà un solido mid game con quei due oggetti. Spostamento di G2 sul lato inferiore di mappa. Sanno che topside c'è un'ondata di minion che è stata setuppata precedentemente, quindi la pressione è a loro favore. Red buff che verrà rubato e in tutto ciò Orianna va a spingere bot per poi pushare su e prendere il blue buff. Quindi i G2 stanno giocando in funzione di quello che puoi fare nei prossimi 20-30 secondi. Non c'è molto altro da contestare, questo è il problema. Continui a far carambola tra gli obiettivi maggiori e non hai bisogno di andare in profondità con la tua composizione. Anche perché la profondità è molto difficile da trovare contro la draft dei Misfits. Hanno Ryze. Ryze, una raffica arcana e con gelo perenne e scettro dell'arcangelo, l'ondata di minion scompare alla Sivir praticamente. Quindi l'unica opportunità che hai concreta di avere ragione in assedio contro quel Ryze, così ben farmato, così ben farcito, è il Barone Nashor. Per questo i G2 stanno applicando questa continua sponda sul fiume, topside, botside, topside, botside, assicurandosi di mantenere anche buona la visione. Sacrificano un Gromp, ma non mi sembra sia il peggiore degli scenari, ecco. Penso che tu possa accettare la perdita di un Gromp, quei per ora. Centinaio di gold non farà la differenza che ti vince il game. Ti giuro, se dovesse arrivare a fare la differenza 100 gold nell'inventario di Viego potrei impazzire. Una control, è letteralmente una control. Dannazione. Razork potrebbe ingaggiare su Miki, ma niente da fare, arrivano le fauci spettrali ma non connettono. Infatti ora vedi G2 spostarsi direttamente sulla corsia centrale. I due team hanno il terrore di fare un errore. Siamo arrivati a quella fase della partita in cui se un paio dei tuoi compagni cascano, hai dei timer di respawn così alti, 30-40 secondi, che pesano. Vuol dire fare un Barone Nashor, vuol dire fare un drago in più, vuol dire prendere delle strutture.
ed è un grosso problema. Finché il Dragon più nell'Elder siamo ancora a posto, direi. Elder al sì. quale comunque non ci stiamo velocemente avvicinando, ma ci stiamo avvicinando. Il prossimo sarà il Drago, che se conquistato da EG2 darà loro il Soul Point. È un Drago che ancora i Misfits possono permettersi di cedere, ma a giudicare dalla pressione a 50 secondi residui sul Santuario di Giorgio non sembra una cosa che vogliano cedere così gratuitamente. Però il dubbio gli viene su dove si trovino i G2. Infatti è stato utilizzato il trinket di lunga visione da parte di Aphelios. Vediamo infatti la visione disponibile proprio su quel barone Nashor. Mancano 30 secondi ora e quindi il focus si gira velocemente su quel drago infernale. Parlando di visione, attenzione. Oh, bello stordimento qua da parte di Ranzorg. Però Jankos, forte anche della sfera di Orianna sulla sua testa, non è un campione... scusami, è Razork. E Jankos, forte della sfera di Orianna sulla testa, non è un campione contro il quale Razork vuole andare a combattere corpo a corpo adesso. Ci vanno? Ok, no. Mikix è lì pronto sul fianco, però. Non lo vedono per ora. Non per ora. Hanno spostato per un istante. Mio Dio, che ansia che è questa partita finora. La sto adorando, amando tantissimo. Razork costretto alla suprema attraverso il muro. Quello sì. è un grande cooldown che se ne va. Sono tanti danni ad area durante il teamfight che perdi. E adesso hai anche visto Irith che si trova sul fianco e quindi devi cominciare a rispettarlo. Metti Wunder lì in zona. Che va a zonare Vitio. Bello qua. Infernale che viene aggredito, Irith pronto con il Dominus, onda d'urto che potrebbe fare la differenza, si lancia in avanti la canna, trova il charm con tre, su tre persone, ma alla fine è il primo a cadere e infatti viene subito rubato anche il corpo di Rakan. G2 che hanno aspettato un po' troppo, Caps forse era spaventato. Però Caps era un po' a funghi lì, perché voglio dire, Miki ha appena trovato toccata e fuga e knock-up su 4 e non c'è l'onda d'urto. Tremendo, tremendo. Quello era un fight che i G2 avrebbero potuto chiudere con uno schiocco di dita. Sì. Un problema di comunicazione, un cortocircuito tra Caps e Miki. Io e non riescono a chiudere correttamente. Voglio vedere questo replay per capire. Perché Caps allora... Caps è lì. Jankos vanno a cappare la prima volta. Suprema di Gangplank. Trova il charm e il knock-up su 3. No, non c'è nessuna buona ragione per non aver utilizzato l'onda d'urto lì. Zero, proprio. No, questo non ha senso. Ok, hai preso il drago. Quindi comunque scambiare supporto. Allora, il fight è andato a favore dei G2, ma poteva andare molto più a favore dei G2 di così. Forse perdere quella suprema avrebbe dato un'apertura ai Misfits di andare... No, perché sarebbero morti i Misfits! Infatti. No. Cioè, non c'era motivo di non usarlo. Alla fine è andata comunque bene per i G2. Sono felici di aver raccolto il soul point. Sono felici di aver vinto un duello in una zona che i Misfits avevano già setappato. Adesso, considerando che tutti i carry ambo i lati stanno iniziando a prendere non poche risorse, siamo al 28esimo minuto e Tristana ha un frammento di infinito. 300 gol di Italia, attenzione al lucertolone. Ho capito Irith, già minacciato. Quella è più di un terzo della barra di HP che scompare. Quella è mezza barra di HP se scompare. Avevo appena finito di dirlo. Tristana ha un frammento di infinito, signori. Lo completa anche Aphelios, ma Aphelios aveva bisogno di tornare in base. Per questo hanno deciso di premere adesso. Hanno letto che fosse indispensabile il recall di Kobe con un farm che gli permetteva di chiudere quell'obiettivo. Vanno direttamente sul barone Nashor. Vitio è bot side, giustamente livello 16 della sua, ma deve teletrasportarsi per unirsi al fight. Infatti, viene investita questa risorsa. Devono andare. Sono già contenti di questo. Si prendono il teletrasporto e se ne tornano a casa. Bene, hanno così evitato che Vitio prendesse la torre bot. Ma adesso i Misfits possono andare in contropiede sulla corsia centrale. La torre è alla loro mercé e l'ondata botside è stata comunque pushata. Quindi prima di teletrasportarsi, Vitio si assicura che i G2 perdano risorse, si assicura che paghino questo tentativo di Barone Nashor. Irith infatti è lì. Reckless e Miki provano a contestare, ma sarà una struttura persa. Bravissimi sì. Misfits. A meno che non arrivi una suprema di Gangplank, ma così non è stato. Razork che vede Wunder fuori posizione, arriva lo stordimento, provano la linea nei suoi confronti, suprema di gameplay difensiva immediata. Comodi di Parili però che fa un bel po' di male, costringe due persone al flash difensivo. Chi ci ha tirato fuori di più da questo? Hai perso la torre, però hai preso due flash. Allora, il bilancio totale, hai preso il flash di Vander. Oh, Razor ha causato la suprema. Sì, sì, Razor che è andato con la vendetta lacerante per portarsi in zona difensiva. Hai preso il flash di Vander e il teletrasporto di Vitio, conti fatti. Non penso che valga una torre, ecco. Non quella mid, poi. Anche perché ti apre la mappa, permette adesso ai Misfits di prendere visione profonda. Hanno rischiato però i Misfits, devono iniziare a rispettare il danno di una Tristana che, forte di danzatore fantasma, va praticamente 1v1 contro Renekton. La Reckless lo vedo bello audace, ma era anche sicuro della presenza di Miki al suo fianco. Infatti quasi mi aspettavo il salto razzo offensivo, ma vuole soltanto minacciare, spaventare. G2 stanno cercando lo spike sul livello 16 di Caps, immagino. E anche su quello di Reckless. E stanno cercando di giocare attorno al prossimo drago. Se i G2 prendono tre draghi infernali per andare ad anima, allora non c'è più scaling che regga. Hanno comunque Orianna vicino al bastone del vuoto. Orianna
Lo completa in questo momento. Infatti l'avevo vista resettare, ho detto il gioiello della rovina. Questo è pesante. Questo è davvero pesante per i Misfits, perché ora sul prossimo fight potrebbe fare una grossa differenza la Suprema di Orianna, se venisse usata. Attenzione però ai G2, perché con questo presidio di visione profonda vanno a dare un pochettino un obbligo di imbuto ai Misfits. I Misfits devono andare in profondità su questo lato di mappa e il barone è esposto. I G2 hanno semplicemente tagliato in due la mappa. Prendendo i draghi adesso hai costretto i Misfits a giocare bot side. Attenzione però a Miki, perché se viene preso fuori posizione rischiano tanto. I G2 rispondono allo stesso contropiede che hanno impostato prima i Misfits. Adesso devono correre di pari dalla giungla. La mappa è comunque spezzata in due. Non riescono a chiudere e perdono la torre interna mid. 4-4 anche sulle strutture. Vogliono combattere. Ci provano. Stordimento di Viego che andrà a vuoto. Arriva il gravito, ma i danni di Yanko. Suprema difensiva immediata. Irith che si lancia avanti per lo stordimento. E provano anche il knock-up nei suoi confronti. Suprema di Bron per difendersi. Gameplay che va subito a rallentare tutti quanti. Arriva il knock-up doppio. Cazzo, la prima uccisione. Onda d'urto per andare a battere. Le altri due, Razor che si è lanciato, ma c'è morto! Misfits adesso che vedono anche Vitio cadere e vedono quel portale Reami chiudersi. Non è solo il portale Reami, ma una porta a chiudersi con Reckless che troverà la uccisione a Cobb che vede l'avversario. Ed è Ace! Shutdown trovato, inibitore trovato, e i G2 con un singolo schiocco di dita dicono no! Questo game lo vinciamo noi! That's it, 30 minuti di tensione che si risolvono in un singolo teamfight. I G2 la portano a casa. Che ansia, tutto il match c'erano i due team a guardarsi, a cercare qual è il momento giusto per combattere, per ingaggiare. E finalmente un singolo errore di Irith è costato il game. Si lancia in avanti su quello Xin Zhao e viene punito di conseguenza. E la combinazione post-bastone del vuoto di Orianna e Rakan si è sentita tutta. Oh, se si è sentita tutta, ha fatto un male incredibile. Li hanno cancellati e Miki ha giocato quel fight in maniera divina. Non andare a sprecare tutti i controlli in apertura, aspettare un due tempi per andare a immobilizzare Irith, praticamente utilizzare Irith come perno per permettere poi a campioni come Xin Zhao di creare quel tipo di follow-up e l'ingresso con l'ammaliamento sulla backline che permette all'onda d'urto di cancellare la composizione dei Misfits. Ciao, dimmi. Non puoi perdere all'Elder se non compare l'Elder. Non sono arrivati neanche ad Anima. Trentesimo minuto, schiocco di dita, finisce il game. Ed è stato così intelligente il modo in cui hanno impostato la mappa i G2, perché hanno... Allora, di solito il modo in cui tagli la mappa a metà è cercando di prendere le strutture sulla corsia centrale e andando a prendere quella interna i Misfits sembravano in vantaggio. Ma i G2 hanno giocato tutto attorno al drago. Hai giocato negando visione sul lato superiore di mappa, quindi erano totalmente alla cieca i Misfits. E quindi ogni volta gli veniva il dubbio: ma se noi stiamo sul lato inferiore, loro possono andare al Baron. Però se non stiamo sul lato inferiore, loro rischiano di prendersi il Drago Infernale. E non me la sento neanche di recriminare i Misfits per questo. No, assolutamente. Quindi, i Misfits hanno giocato una partita splendida, ma i G2 con la smurfata sull'ultimo fight hanno chiuso i giochi così in fretta che... Allora, con tutta la tensione che si era costruita, è anche piacevole. Voglio dire, è quel momento di climax assoluto che arriva in chiusura di una partita che i Misfits stavano tenendo assolutamente in piedi. I Misfits, i primi 17 minuti, in kill deficit, mantenevano gold lead. La pressione sulle strutture è arrivata prima dai Misfits che dai G2, che si sono però ricostruiti una strategia attorno alla combinazione di controlli in teamfight e attorno ai teamfight hanno vinto. Non serve draftare composizioni strane per arrivare a questo tipo di risultati, sono dei risultati molto convincenti e per i G2 è un passo più vicino a riprendersi in mano la vetta della classifica. Signori, questo match è stato a dir poco emozionante. Oh mio Dio. Solo che contento di vedere questi G2 così. Misfits comunque sono stati un bel avversario da abbattere. Sono stati 32 minuti di partita e fino all'ultimo si vedeva che c'era l'opportunità, c'era la chance. Quelli erano Ryze e Aphelios. Bastava un singolo misstep da parte di G2 e venivano proprio cancellati, così. Non è arrivato. Stavolta purtroppo per loro non è arrivato. Però al di là di tutto vorrei complimentarmi con entrambi i team. Nel senso, questa è stata una di quelle partite che ci mette anche in luce che cosa l'Europa si sta dimostrando in grado di fare nel tempo. È una partita che scrolla di dosso anche molta dell'incertezza che ci portavamo dietro sull'Europa nella sua totalità. Quando abbiamo visto le partite precedenti di oggi eravamo mentalmente un po' nel caos. Questa partita ci riporta sulla retta via. E quel fight finale forse ci fa anche soffrire di più nel pensare che qui Caps non abbia ultato.
Perché abbiamo visto che cosa succede quando Caps ulta. Avrebbero potuto replicare quanto abbiamo visto in mid lane anche in questo scenario, ma alla fine scambiano comunque il drago per il supporto e va bene così. E questo qua è stato anche il drago che li ha messi a soul point i G2, quindi quello più pericoloso. Ma questo fight finale, questo è il momento chiave. Devo mettere... L'idea di ingaggio la capisco, ma perché inseguire così? Non su Shin. Non è un campione sul quale penso che sia necessario spendere quei cooldown. Perché alla fine lo immobilizzi, ma chi è che deve fare danno nella composizione dei Misfits? Ryze e Aphelios, l'hai detto prima. Shin Zhao attiva la mezzaluna difensiva, rimane lì seduto ad assorbire cooldown, ad assorbire attenzioni. Non è neanche quel campione come Gwen che semplicemente è immune e non puoi neanche cliccarci sopra. Appina felice. Scambio di saluti tra due tiratori che, mio Dio, si hanno farmato bene oggi. Eh sì. G2 non posso dire altro che dire bravi. Davvero. Oh, sì. È sì. Stato proprio un bel game da parte loro. E questo. Come l'hai stato detto tu? Ok, Caps. Ok. Questo è molto più danno da parte di Orianna di quanto mi aspettassi, sinceramente. Molto più danno di quello che abbiamo visto all'interno della partita. Ok, che ha scambiato molto in fase di corsia. Guarda però quel grafico del gold. Quella è una fotografia perfetta. Perfetta di come è andata la partita. Beh, allora, se vedi quel vantaggio di 1200 gold però contro la composizione di G2, è quella classica situazione in cui dici, ok, erano in vantaggio, 1200 gold. Non sono niente. Sono meno di un Baron. E infatti la partita è stata incredibilmente close per buona parte del mid game. Arrivato il 30° minuto, penso che sia stata proprio l'occasione galeotta di vedere quel singolo ingaggio di troppo. Shin Zhao, perché continuava a sottolineare che a differenza di Viego è un campione che secondo me i Misfits, se devo ecco recriminare proprio qualcosa, se devo andare a cercare il pelo nell'uovo, quello è lo scambio che hanno sbagliato. Hai avuto paura di dover riaffrontare il Viego di Jankos che ieri è stato al top della forma e quindi hai first pickato quel campione che è un fortissimo first pick blue side e contemporaneamente un takeaway. Ma che cosa gli hai lasciato? Gli hai lasciato quello che probabilmente è competitivamente il miglior jungler del gioco in questo momento. Sì. Lo vediamo costantemente o bannato o vincente. E quindi quando riesci a mettere le mani su un campione del genere, quando un campione del genere ti assorbe i cooldown necessari alla vittoria, hai vinto. Cioè, quando lo fa per vincere, hai vinto. Se vinci, vinci. Su League of Legends vincere è un ottimo modo di vincere la partita. Distruggere il Nexus avversario ti permette di vincere. Assurdo. Si è trovato purtroppo molto strozzato Kobe, che aveva accumulato una quantità immensa di risorse, ma non ha mai avuto angoli per scaricarle. Come fai a scaricarle nel momento in cui non hai un vero e proprio modo di ingaggiare i tuoi avversari? Ecco, questo penso sia l'unico problema che c'era nella composizione dei Misfits. Chi dovrebbe ingaggiare? E quello è il problema. Non potevi. Puntavi a dei flank di Renekton e Viego, infatti è proprio su quelli che hanno cercato di chiudere. Sì. La veglia lunare è anche un ottimo mezzo. Ma vediamo che cosa hanno da dirci a questo punto i G2 sulla vittoria del Match of the Week. Welcome back from the break. Bentornati, siamo qui con i G2 che continuano a crescere, portando a casa una vittoria contro i Misfits Gaming. Miki, grazie per esserti unito a noi. Take the game to the Dragon Soul. Era la vostra strategia il non portare il game all'anima del drago? Maggiore? Not really let Elder Drake spawn. Sì, ci siamo resi conto che non dovessimo lasciare il drago maggiore spawnare sulla landa. Yeah, I think I landed 3-man ult, but my Orianna appena was already. So then the fight after I had to tell him beforehand I'm going in. Are you ready? La prima volta che sono riuscito a trovare una suprema su tre persone, Orianna non era pronta. Because, nel fight Orianna dopo gliel'ho detto, gliel'ho chiesto, Caps, sei pronto? Orianna era pronta e allora abbiamo vinto. Abbiamo visto il tuo Rakan avere un enorme impatto all'interno del game e in generale stiamo vedendo un sacco di Rakan. Cosa puoi dirci riguardo quello che Rakan mette sul tavolo? Allora, molta gente va a piccare il Rakan contro Braum. Specialmente perché è un ottimo counter pick contro Braum, è un buon pick contro Aphelios, è una buona lane contro Tristana, è una buona lane insieme a Tristana. Hai bisogno di una frontline per giocare correttamente Rakan, e Shen Zhao aveva un ottimo ruolo in questa partita.
I think it was a really good game for Rakan. Penso che fosse un'ottima partita per Rakan in generale. Overall, this was like a really strong delivery from G2. Ci siamo anche resi conto che Rakan fosse un ottimo mezzo di delivery in generale per i G2. Molti nei G2 ci stanno parlando di questo fiducia nel processo di miglioramento e effettivamente vi stiamo continuando a vedere migliorare. Cosa puoi dirci del vostro percorso in LEC? Sono felice di come stiamo andando, anche paragonati a quelli che sono i nostri risultati. Risultati nelle scrim, stiamo dimostrando di essere molto più versatili. La regular season lo scorso summer non era delle migliori, adesso stiamo migliorando e raggiungeremo adesso i playoff con questa vittoria e sono molto fiducioso che nei playoff performeremo meglio di così. È una cosa che avevo chiesto anche a Jankos e che voglio chiedere a te adesso che avete qualche vittoria in più e siete locati nei playoff, tra parentesi, congratulazioni. Come andresti a posizionare i G2 negli standing di questo split? Penso che al momento metterei i G2 come terzo team in Europa. Abbiamo ancora un po' di cose sulle quali lavorare. Penso che attualmente Rogue e Fnatic siano migliori di noi, ma in un po' di tempo riusciremo a tornare ad essere noi migliori. Abbiamo visto diversi upset oggi, abbiamo visto i Mad Lions, abbiamo visto i Fnatic venire sconfitti. What are your confidence level on the Quali sono i tuoi livelli di fiducia nei playoff? Everyone believes in G2 in all the playoffs. Nello Spring Split tutti credevano nei G2, ma è stata la prima volta dopo tanto che non vi abbiamo visto in finale, quindi cosa puoi dirci? Sì, voglio dire, penso che abbiamo imparato dallo scorso split e non vogliamo commettere gli stessi errori nuovamente. Ed è una cosa che si vede nel nostro stile di gioco. Stiamo migliorando un sacco, abbiamo sistemato molti dei problemi che avevamo in early game, le draft sono migliorate tanto. Spero che adesso che i Rogue e Fnatic stanno perdendo un po' di partite ci possiamo giocare la nostra chance di giocare contro di loro e sconfiggerli nelle prossime settimane. Can I please ask you to iterate on what are some of the mistakes that you... Posso chiederti di approfondire un pochettino questa faccenda degli sbagli sui quali state cercando ancora di migliorare? Perché molti vi vedono molto più in forma che nel Spring Split. Penso che nello Spring Split i nostri principali problemi fossero le draft e il non giocare correttamente come team. Inoltre, giocavamo male l'early game. Ma non avevamo molti piani per ritornare in partita. Adesso stiamo cercando di giocare attorno a questo. Giochiamo molto di più attorno al mantenerci in partita. È migliorato anche molto il nostro controllo dei draghi. Beh, a questo punto non possiamo che sperare di continuare a vedere i G2 crescere all'interno dell'LEC. Congratulazioni per aver raggiunto i playoff e buona fortuna per il resto delle vostre partite. Un'intervista molto approfondita che andava a scavare in quelli che sono i punti sui quali i G2 vogliono ancora lavorare. E devo ammettere che è difficile dar torto a Miki. Fiducia nel processo. Sono dei G2 che hanno avuto un inizio di Summer Split davvero difficile, ma perché stavano completamente cambiando il loro stile di gioco. Dovevano sistemare l'early game, dovevano sistemare il controllo dei draghi, dovevano sistemare tutte quelle cose che ci portavano a mangiarci le dita a colazione ogni volta che vedevamo questi G2 su serie importanti internazionali. E le stanno sistemando. Con calma, lentamente, ci vuole del tempo in questo processo e sembrano essere sulla giusta strada. Ripeto, sulla giusta strada, non hanno ancora risolto tutto, hanno ancora tanto da lavorare e devono continuare a confermare. Hanno bloccato i playoff. Sì, bloccare i playoff è buono, fare un 2-0 è buono, devi trovare vittorie anche contro i team che ti hanno sconfitto per essere davvero oltre quello che eri prima. Beh, oggi hanno trovato anche quello, effettivamente, vero, con la vendetta vero. Portata a casa contro i Misfits, che chiude la giornata e la settimana di LEC. Recapone di quello che è stata la giornata di oggi, con gli Astralis che vincono in maniera davvero convincente e gli Excel a seguire che schiacciano i Vitality. Ma poi Mad Lions contro Rogue, Mad Lions che escono in testa e a testa alta oltretutto. Quindi Rogue che dopo la performance di ieri eccezionale contro i Fnatic purtroppo cascano. E non si può dire di da meno i Fnatic. Fnatic pensi, ok, contro SK Gaming ti vendichi del loss di ieri. È la prima settimana dei Fnatic senza vittorie. Già,
perché anche la prima settimana è stata una due lose e una win. Esatto, la Super Week. E i G2 che poi chiudono il match of the week, ma questo l'abbiamo appena visto e ci ha fatto piacere vederlo. E adesso vediamo una classifica davvero schiacciata. I Rogue mantengono il punto di vantaggio, ma si va ad assottigliare il trittico iniziale. Mad Lions e Misfits con il 10-5 si riportano in una situazione di trittico pari merito dalla seconda alla quarta posizione. I G2 sono lì all'inseguimento, col fiato sul collo di quella top 4 e vogliono raggiungerla con la Super Week. Zona playoff, Astralis ed Excel a combattere. Giustamente, essendo stati in grado di trovare successo oggi e soprattutto per gli SK Gaming che adesso si trovano a un singolo punto di distanza, visto che hanno trovato una vittoria che era decisamente inaspettata. E questo, signori, sarà la schedule che aprirà la Super Week. Vi ricordiamo, 30 di luglio, qui sul canale di PG Esports, sempre puntuali. E che match che abbiamo! Perché vedere Fnatic contro Mad Lions, sapendo che adesso quei due team sono pari merito e lottano per sapere se sarà il secondo o il quarto posto ad accompagnare la loro classifica provvisoria in incipit della Super Week, o se non sale l'hype. L'hype è a mille, ma perché è la Super Week. È normale essere emozionati per quella che sarà una super settimana di LEC. E ricordiamo, c'è anche una settimana di playoff del PG Nationals da martedì a giovedì. Quindi penso che non ci sia un singolo giorno libero per voi per poter guardare dell'eSport di League of Legends qua. Non vi libererete di noi, mai. Ma detto questo, signori, invece vi libererete di noi purtroppo per stasera, perché la serata e la settimana competitiva europea si vanno a concludere qui. Vi ricordiamo che gli appuntamenti con le leghe internazionali e nazionali sono sempre gli stessi. Al mattino LCK, si prosegue poi martedì, mercoledì e giovedì con quelli che saranno i playoff del PG Nationals. Attenzione, perché questa settimana ci saranno due partite di lower bracket e di conseguenza due team ci andranno a salutare. Ma questo lo vedremo più avanti. Signore e signori, è stato bello accompagnarvi per questo weekend di LEC, ma da parte di Terenas e da parte di Kerren, una buona serata, una buona notte e alla prossima.